Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti al consueto appuntamento con Trieste in diretta. Oggi stiamo insieme fino alle 19:20-25 circa, compreso appunto Studio Tele4, che parlerà di un omaggio a Louis Armstrong che è in programma alla fine di questa settimana alla sala della Galleria Fenice. Nella seconda parte tornerà con noi Chiara Omero per parlare del Festival dei Corti, che è in programma anche questo credo la prossima settimana. L'ospite invece del primo segmento è il professor Stefano Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste. Grazie professore per essere tornato a trovarci. Grazie Tra l'altro è la prima volta che noi ci incontriamo, sono quelle cose un a voi. Certo, pochettino è così. strane, ogni tanto capita. Stefano Fantoni è ormai ESOF 2020, insomma, adesso Ormai se vogliamo sono procedere per identificato. metonimie o per queste cose. In realtà c'è un fatto molto importante che riguarda l'avvicinamento a ESOF 2020 ed è, professore, una sorta di passaggio di consegne che si verificherà tra qualche giorno. Eh beh, si verifica il 14 luglio Ah, ok. di quest'anno, quindi sì, fra pochi giorni in realtà, è così. Contolosa. Contolosa, sì, l'attuale città europea della scienza è Tolosa e il 14 luglio il testimone, che in realtà è una statuetta, viene consegnata a noi dal presidente di Euroscience, che è il depositario del brand di questa nomination, e viene passata a Trieste, che se la terrà per 2 anni fino al 2020, alla fine del quale ci sarà una settimana analoga come a A quella. Tolosa, e dove noi consegneremo la statuetta, questa volta a Leiden, che sarà la prossima dopo di noi città europea della scienza. Senta, professore, noi abbiamo parlato di ESOF 2020 nel periodo, diciamo così, della candidatura, eccetera, no? Adesso, come posso dire, a che punto siamo? Non tanto per quanto riguarda, diciamo così, le infrastrutture delle quali comunque strutture di infrastrutture delle quali parleremo, però proprio a livello, come dire, organizzativo, no? Che cosa, sì, proprio veramente, che cosa state facendo, cosa si prepara, come ci si muove, eccetera. Ma dunque, dal punto di vista dell'equipe triestina, e quindi di quello che la Fondazione in realtà ha svolto fino adesso e sta svolgendo per ESOF, abbiamo quasi completato l'assetto della squadra Ok. che lavorerà e che sta lavorando per questo evento. Contemporaneamente sono partite tutte le attività, chiamiamole europee, perché questo evento è un evento europeo. Il principale di queste attività è la costituzione di una steering committee, cosa che è già avvenuta. Una ventina di persone, ovviamente europee, delle quali fanno parte 5-6 unità italiane e comunque vicine a noi, e quindi è una buona componente italiana, dove abbiamo dei triestini, il presidente dell'area di ricerca, la professoressa Cristina Pedicchio, l'economista Fiorella Costoris, insomma, c'è un certo il presidente del CNR, quello di Linfn, cioè andiamo lì agguerriti, Agguerriti, insomma, insomma. agguerriti, andiamo lì pesanti. Io sarò il presidente per regola, diciamo, di questa steering committee, e con questa steering committee partono tutti i lavori, che significa la creazione di altre commissioni europee, Ok. che saranno quelle che dovranno filtrare, misurare, verificare tutti i progetti che verranno presentati e che quindi dovranno poi essere analizzati per essere presentati adesso. ESOF, adesso mi corregga se dico delle cose che non sono corrette, cioè, ESOF è una settimana, no? di lavori, eccetera, però è anche logico che a questa settimana si arriva attraverso tutta una serie Certo, di passi ed processi, immagino anche tutta una serie di altri appuntamenti preparativi e collaterali, credo, no? sì, ha detto perfettamente. Noi in realtà, a partire dal 15 luglio, proprio, cioè il giorno dopo avremo ricevuto la statuetta, cominceremo questo, questo,
questo avvicinamento, questo processo che ci porterà alla settimana del 4-10 luglio del 2020. In realtà questo avvicinamento è già un po' partito, noi sì, perché poi... abbiamo già, insomma, anticipato i tempi, abbiamo già creato lo staff per fare e abbiamo anche messo in piedi alcune attività che hanno avuto luogo, per esempio l'ultimissimo è stato un congressino, un workshop, come si chiamano, in cui si è dibattuto il problema delle infrastrutture scientifiche, ovvero sia dei luoghi con le attrezzature scientifiche alle quali fanno accesso i vari ricercatori e tecnologi di diverse nazioni. Perché abbiamo ritenuto e abbiamo visto che avevamo ragione che il problema delle infrastrutture scientifiche, che è certamente molto importante per il nostro paese, è ancora più importante per i paesi a noi confinanti, quelli del centro-est Europa, okay, ai quali ESOF si rivolge, almeno per quanto riguarda il nostro progetto. Ecco, perché c'è questa cosa molto, molto, molto importante, che il progetto che ha portato, insomma, poi anche all'assegnazione all'assegnazione a Trieste, appunto, della, come si dice esattamente? Della candidatura, ecco, sì, insomma, riguardava, anche qua io vado un po', insomma, diciamo così, generalizzo molto, riguardava proprio anche i rapporti, coinvolgeva, è più corretto, tutte le aree che gravitano attorno a Trieste fondamentalmente. Sì, sì, è così, questa è stata una caratteristica importante. Naturalmente noi abbiamo fatto anche ovviamente peso sulla caratura scientifica del nostro territorio, che è molto alta. Come sappiamo, ormai è stato detto in tutti i modi possibili, ma insomma questo è un riconoscimento che ci viene da tutta l'Europa. Però in realtà il passo cruciale che noi abbiamo fatto è stato quello di immaginare un progetto che non coinvolgesse solo la nostra città, ma coinvolgesse un territorio più ampio che si estende al Triveneto, diciamo nell'area italiana, e si estendesse ai paesi West Balkan, ai paesi del centro-est Europa per quanto riguarda le nazioni vicine a noi. Questo, devo dire, è stata una decisione strategicamente felice perché in realtà coincide con una strategia che l'Europa sta prendendo, sì, in questa direzione. Non dimentichiamoci il processo post-Berlin che va esattamente in quella direzione e che per l'appunto ha deciso proprio recentemente, ora a Roma, al summit che si è svolto all'Accademia dei Lincei, in cui in quel summit è stato messo proprio come priorità massima quella di creare una fondazione West Balkan e localizzarla a Trieste e farla partire proprio con ESOF. Io non vorrei coinvolgerla in un ragionamento che sto facendo io da parecchio tempo a questa, sì, parte, però insomma è anche vero che questa città sotto certi aspetti autonomamente, per altri aspetti grazie ad iniziative come ESOF 2020, nel mondo della cultura grazie a collaborazioni fino a una decina d'anni fa assolutamente impensabili, sto pensando per esempio a quelle che vedono appunto il coinvolgimento del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il Teatro Sloveno, voglio dire, quasi autonomamente o quantomeno senza che vi sia una regia politica, si sta abbandonando certi legami troppo pesanti con il passato, sotto certi aspetti senza dimenticarli, perché è anche giusto non dimenticare, però c'è stata in questi ultimi 5 anni, per conto mio, una presa di coscienza che, insomma, che ci si deve dare una mossa, adesso detta in termini molto, molto così. Ed è curioso che avvenga appunto attraverso la cultura, attraverso la scienza anche. Magari attraverso la scienza era già in atto questo processo da chissà quanto tempo. Sì, è così, diciamo, le attività di ricerca e le attività scientifiche si erano già allargate in questa direzione. D'altra parte è tipico della scienza essere internazionale, la scienza è un linguaggio che include, no? Noi, il nostro motto, lo ricordo qua perché mi piace ricordarlo, è che è stato anche preso a esempio proprio da questa West Balkan, questo Berlin Process, è Freedom for Science and Science for Freedom,
Libertà per la scienza, scienza per la scienza per libertà. la libertà, che in una delle sue accezioni significa proprio la scienza come un linguaggio che mette insieme le persone, che include, che quindi è il più adatto possibile per fare questo processo. Però, insomma, io ora, diciamo, non so bene, diciamo, il passato, il presente politico, non è che mi intenda molto di questo, però certamente io sto vivendo un momento in cui l'accademia, cioè l'università, il mondo delle ricerche, le imprese, anche le amministrazioni politiche, Sì, per la sì. verità, diciamo, sia quella comunale che quella regionale, insomma, stanno rendendosi conto che Trieste è una vera capitale. E una vera capitale non si guarda nei piedi, diciamo, una vera capitale Guarda. guarda fuori. E Trieste ne ha tutte le capacità e tutte le potenzialità per la cultura che ha espresso anche, diciamo, ricordiamoci anche quanto ha dato nella letteratura, nella poesia, e adesso anche nella scienza. Quindi io credo che questo passaggio sia un passaggio importante, dovuto, e questo riconoscimento che ci è stato dato ci mette un vincolo, una data, un momento. Guardate che prendete adesso perché poi sarà più difficile. I treni passano e Se poi non non è ora, che quando? se non ora quando, tanto per rimanere in. E senta, professore, quando noi abbiamo appunto tempo fa cominciato ad occuparci anche noi di ESOF 2020, c'è da dire anche che registrare poi anche la convergenza di tutte le realtà scientifiche, ma non solamente delle realtà scientifiche, perché poi dopo questo logicamente è uno di quei progetti, è una di quelle opportunità che coinvolgono tutta quanta la città. Tutta Questo, la città, assolutamente. diciamo, rapporto Trieste-scienza ormai è diventato veramente imprescindibile. Se fino a qualche tempo fa qualcuno poteva anche un pochettino meravigliarsi, ormai questo non è più. Ed è bello anche che la città per certi aspetti sia anche orgogliosa delle proprie istituzioni scientifiche. Voi questo lo percepite anche Io voi? lo percepisco, io mi sembra di percepire questo, alcuni lo percepiscono meno, io credo di percepirlo questo. E insomma, questo evento che avrà un suo centro nel Porto Vecchio, Ecco, anche insomma, questo no? non è una cosa da poco. Porto Vecchio, che guardi, è stato anche questo importante per la nomina che abbiamo avuto, perché il fatto di riqualificare un'area così importante, così storica, è una cosa che è piaciuta moltissimo. Insomma, se veramente, come dicono anche altri, insomma, il nostro Porto Vecchio possa passare da un porto delle merci, come è stato nel periodo austriaco, anche più recentemente, diciamo, un porto delle idee, dell'innovazione, del futuro, beh, insomma, abbiamo fatto qualcosa Tra questa volta. l'altro, credo che anche questo poi per la città, sapere che anche grazie attraverso ESOF 2020 c'è una appropriazione di un'area che per molti anni è stata la città proibita, per dire la verità, no? Perché insomma, veniva anche definita questo. Tra l'altro, non mi ricordo con chi parlavo nei giorni scorsi. Ah sì, credo fosse Gabriele Centis della Scuola di Musica 55, diceva, aveva dato un'interpretazione, dice: sarà anche curioso, una volta entrati in Porto Vecchio, osservare la città da un punto di vista che ci era comunque precluso anche proprio dal punto di vista dell'inquadratura della città. È una cosa Un'ottima osservazione, abbastanza curiosa. Da quel punto di vista, professore, come vanno le cose con proprio, beh, è appena iniziato, nel senso però già quando si vedono le ruspe vuol dire che. Sì, dal punto di vista, diciamo, dei contenuti, Sì, sta sì, sì, sì. dicendo. Ma dunque, mi sembra che stiamo andando bene dal mio punto di vista. Oddio, io sono un ottimista sfegatato, quindi diciamo può essere che. Però, insomma, io vedo una collaborazione molto forte. Noi abbiamo fatto una Calls of Ideas e ci sono venute molte idee. Quindi, anzi, siamo anche pressati troppo per quello che possiamo fare. Questo è bellissimo. E quindi io sono molto soddisfatto di questa, insomma, di tutta questa collaborazione che tutti quanti ci offrono. Insomma, è anche, devo dire, mi inorgoglisce il fatto che passando per la strada le persone, insomma, ci ringraziano per quello che stiamo facendo. Quindi vuol dire che la gente è orgogliosa di queste cose. E noi restituiremo ai cittadini triestini non solo l'evento ESOF, che è ovviamente là dentro, in un Sì. posto sicuro, eccetera, ma forniremo anche parallelamente e contemporaneamente quella che si chiama un Science in the City,
che è un grande festival in cui di scienza e di discussione sulla scienza e sulla cultura se ne parlerà in tutta Trieste. Saranno 2 settimane in cui tutti i cittadini saranno coinvolti nei bar, in vari posti di Trieste e non solo al Porto Vecchio. Ecco, c'è anche questo da dire, no? In genere manifestazioni come queste poi lasciano un'eredità alla città, che è un'eredità, diciamo, di studi, eccetera, ma anche poi un'eredità di, come si dice, di strutture, eccetera. Basti pensare, per esempio, a Expo con Milano, certo, adesso certo. Questa è più sì, ridotta più rispetto, piccolo, però anche là sì, qualcosa sì. Poi rimarrà, ecco, insomma. Sì, no, questa io la ringrazio per questa domanda, perché effettivamente questo è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, perché obiettivamente, insomma, mettere tutta questa energia, anche se gratificante, insomma, in un'operazione che possa chiudersi in una settimana, bellissima, ma una settimana, insomma, non è il massimo. Noi stiamo lavorando affinché possa rimanere all'indomani di questo evento, possa rimanere intanto un grande science center che richiami il Nord Adriatic, quindi si chiamerà Nord Adriatic Science and Technology Center e sarà quindi un punto di riferimento di nuovo per tutta quell'area che le dicevo, guardi che è un'area sì. di 250 milioni di persone, sì, quindi, beh, sì, quella... quindi questa è certamente una legacy, cioè un'eredità che noi vorremmo. Un'altra eredità è di istituzionalizzare questa piattaforma che stiamo costruendo di collegamenti, diciamo questo agorà che stiamo costruendo in cui scienziati e imprenditori parlano in modo tale da parlano dell'innovazione, del futuro, insomma anche di cose anche non tanto razionali. Bisogna rischiare per fare innovazione. Ah sì, perché no? Bisogna rischiare perché se non si rischia bisogna fare anche le cose sbagliate, perché, sì. perché se non si fanno le cose sbagliate non viene l'innovazione. Quindi bisogna avere questo coraggio. Allora, questo Agora noi lo vorremmo istituzionalizzare e fare di questo istituto una cosa come c'è negli Stati Uniti, a Santa Barbara, a Seattle, questi posti bellissimi dove gli esperti vengono, stanno per una settimana o due, magari si portano la famiglia per fare vacanze. Esistono questi posti all'estero e vorremmo anche che ci fosse qui da noi una cosa di questo tipo e che potrebbe essere, diciamo, una scintilla anche per far sì che magari vuoi che l'IBM o Google siano interessati a Porto Vecchio, che possano venire, perché no? Diciamo, magari succede. No, come dice lei, perché precludersi queste possibilità, insomma, quello che dico io, ma vabbè, sì. per altre cose. Volevo... Fra l'altro, mi scusi, io recentissimamente mi sono incontrato con... il commissariato dell'Expo Dubai 2020, sono andato alla Farnesina per questo, mi sono incontrato con Paolo Grisenti che è il commissario, e che è un Expo di Milano, diciamo, sì. fatta a Dubai in sostanza, e dove si figuri lo stand italiano, mi ha detto Grisenti, è una cosa, diciamo, di 3.500 metri quadri di area per 27 piani. Ecco. Allora, diciamo, questo monster in cui... che si rivolgerà a una blue economy del Mediterraneo, ci ha guardato e ci chiede di indicargli delle strategie e che vedremo in ottobre, faremo qualche cosa insieme al CNR che le farà a Roma, noi le faremo a Trieste, ma in direzione di questo di questo grande evento. Vede, le cose si costruiscono pian piano poi... ci si va in questa direzione. Tra l'altro volevo chiedere una cosa invece che magari esula un po' dal discorso ESOF 2020, ma che riguarda proprio la scienza, eccetera. Lei vi ha anche un attimo accennato prima, no? Allora, intanto sempre più progetti scientifici di cui noi parliamo vengono dei suoi colleghi a presentarli, eccetera. Insomma, la maggior parte dei casi di questi progetti vedono la collaborazione di più realtà appartenenti a paesi differenti, no? Addirittura poi con dei collegamenti che magari nessuno pensa, perché magari un progetto che riguarda il Nord Adriatico vede anche la partecipazione, mettiamo, di un'università scozzese, no? Cioè, per dire. Certo. Quando si ha a che fare con tutte queste realtà e con tutte queste persone provenienti da varie realtà, no? Come si lavora? Cioè,
Immagino che ognuno debba rimanere fedele alla propria, come posso dire, alla propria tradizione, ai propri studi, eccetera, ed eventualmente fare in modo che poi ciò venga a confluire in qualche cosa di unico, eccetera. Come ci si arriva? Cioè, c'è bisogno di un grande lavoro diplomatico oppure fondamentalmente quando si parla con persone intelligenti che fanno lo stesso mestiere ci si mette d'accordo con una maggiore facilità di quanto noi possiamo pensare? Ma io non so se questo ha a che fare propriamente con l'intelligenza, insomma, o con la scienza, diciamo, specificamente. Per la scienza questo è un processo abbastanza comune. Lei pensi, ad esempio, cosa è successo al CERN di Ginevra. Il CERN di Ginevra nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e accedono a questo CERN di Ginevra scienziati che erano in guerra tra di loro prima, eppure hanno fatto dei progetti insieme. Adesso se ne sta facendo uno in Giordania, Sesame. Cioè, la scienza ha questa capacità di mettere insieme. Come succede questo? Succede abbastanza naturalmente, ci si incontra su un progetto che può essere sperimentale o teorico e su questo si lavora insieme e non si vede la faccia di nessuno. Io per molti anni ho lavorato negli Stati Uniti con un indiano che è mantenuto, ora purtroppo non c'è più, me ne dispiace, ma che manteneva viveva in America, ma Sì, viveva in sì, America ho con capito. le sue tradizioni, con le sue. Io nemmeno mi accorgevo che fosse Sì, ho indiano. capito. Cioè, questo è quello che succede, cioè, perdiamo la nostra natura d'essere, rimaniamo solamente quello che vogliamo Quello che fare in quel volete. momento. Ma si percepisce, per esempio, la scuola di appartenenza o voglio dire che uno arriva, che ne so, dall'India piuttosto che dall'Italia o dalla Francia, oppure anche questo viene in qualche modo annullato? No, Come, questo si percepisce, ok. questo si percepisce abbastanza chiaramente, perché diciamo, ogni scuola ha la sua caratteristica. Io, per esempio, mi è capitato di lavorare molti anni fa con dei russi. A quei tempi i russi non avevano praticamente nessuna conoscenza del calcolo numerico, adesso non è più così, ma i calcolatori non era una Sì. cosa che li riguardava. Quindi loro andavano avanti a risolvere equazioni, eccetera. Praticamente non riuscivamo a discutere tra di noi. Poi ovviamente si imparava a farlo, però queste cose succedono. Insomma, la scuola americana è un po' diversa dalla nostra, i francesi sono più matematici di noi, insomma, c'è C'è questo, ma questa insomma, differenza. ma questa è una ricchezza, questa è una Sì, grande fa ricchezza. parte poi Sì, anche sì, saperla, sì, appunto. sì. E c'è un'altra cosa che volevo chiedere anche a lei, un discorso che faccio abbastanza spesso quando ho la possibilità di parlare con chi si occupa appunto di scienze, eccetera. Mi pare di capire che, contrariamente a quello che succedeva qualche anno fa, la scienza ha anche bisogno come posso dire, di una certa preparazione umanistica. Nel senso, molto spesso come dire, appunto, nelle istituzioni scientifiche, eccetera, trovi qualcuno che ha un percorso di provenienza, un background che arriva appunto da facoltà umanistiche, eccetera. È sempre stato così oppure è un'esigenza più recente? Perché poi, logicamente, ci sono le opportunità di comunicare che sono molto più ampie, eccetera. Ma è un processo interessante questo, diciamo, originariamente fisica e filosofia io sono un fisico, fisica e filosofia erano molto vicine. Se lei va nell'Università di Padova, dove ci sono queste riviste antiche, eccetera, vedrà che la sessione filosofia e quella di fisica sono Sì. insieme. Difatti, quando si fa come si chiama? Quando si faceva l'esame di maturità col sistema che avevo fatto io, dove c'erano quattro materie, eccetera, filosofia era considerata materia scientifica, il classico. Quindi c'è un passato di questo tipo, un passato in cui fisica e filosofia si mescolavano tra di loro. Lo scienziato, il fisico, era un fisico sia sperimentale che teorico. Pensi a Fermi, Fermi era sia sperimentale che teorico. Dopodiché la scienza, dopo la big science, come si è detto, ha cominciato a specializzarsi sempre più, diventare sempre più specialistica, creando più diciamo, torri eburne in qualche modo, le Sì, ho persone. capito. E quindi diciamo, questo percorso si è andato un po' perdendo, per la verità. E più recentemente, diciamo, la sua impressione è corretta, più recentemente è nata l'esigenza per gli scienziati
di cercare di risolvere non i loro problemi specifici importantissimi, no? Diciamo no, si pensi alla meccanica quantistica, ha avuto una rilevanza, però non rispondeva in quel momento a delle domande specifiche. Heisenberg se l'è fatta per conto suo, Einstein se le faceva per conto suo queste cose. Adesso c'è più l'attenzione a rispondere alle domande che la società ci fa e quindi a risolvere problemi reali, complessi, che non sono più astrattamente, non si può più astrarli come si faceva una volta, e quindi lì hai bisogno dell'interdisciplinarietà e hai bisogno anche di una cultura umanistica molto forte, proprio perché questa cultura umanistica ti serve proprio per andare al di là, per valicare quelle che sono i recinti e le muraglie che la razionalità ti pone, perché questo ti arricchisce e ti fa risolvere anche questi problemi che originariamente si pensavano irrealizzabile. Si dice, insomma, no, dice, ma il fisico in fondo studia il cavallo, ma lo studia a simmetria sferica, no? Diciamo, come se fosse una sfera, ma non è Non è così, il così, sì. cavallo è un'altra cosa. Allora, quando si fa così, entrano in gioco anche tutte queste altre valenze, ed è bene che questo succeda, è importantissimo che questo succeda. Professore, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Ogni tanto continuiamo a vederci anche poi per raccontare come si arriverà appunto a ESOF 2020. Professor Fantoni è il presidente della Fondazione Internazionale Trieste. Grazie ancora Grazie a e buon lei, lavoro. grazie a tutti i telespettatori. Dopo la pubblicità, come sempre, cambiamo argomento e sarà con noi Chiara Omero. Allora, seconda parte di Trieste in diretta, è tornata a trovarci, era già venuta credo un 2 o 3 settimane fa. Tre Sì. settimane, ah, sono proprio Vestita da fragola. vestita da frate. Da Ah, da fragola. fragola, ah sì, ah, quando vi ho detto che eri come le ciliegie, Ah, la che ciliegia, scusa, sì, allora, ecco. Chiara Omero per parlare di Shorts International Film Festival. Adesso ne parliamo in maniera un pochettino più, come dire, più circostanziata. Anche perché, insomma, mancano pochi giorni all'inaugurazione che avviene venerdì prossimo, no? Venerdì, sì, venerdì 29 Ogni giugno. inaugurazione è, come dire, c'è sempre emozione prima di un'inaugurazione, eccetera, oppure uno ci fa l'abitudine, specialmente quando si arriva, come in questo caso, A all'edizione numero 19 anni, no, non 19. c'è scritto. Infatti è una Annuncio. cosa che tanti, però è un po' come quella cosa mi si nota di più Se ho se capito. vengo o se non vengo, ecco, per cui non c'è scritto ed è la 19ª edizione. E, le ragazze che lavorano con me, le mie fantastiche collaboratrici, mi prendono sempre in giro perché io il giorno dell'inaugurazione vengo presa dall'ansia del non ci sarà nessuno, oddio, avremo pubblico, ci sarà gente, chissà se qualcuno viene, nonostante tutti chiaramente gli inviti che facciamo, Sì. eccetera. Poi quando vedo che la piazza si È più riempie, tranquillo. sono più tranquilla, sì. Ma poi sai, queste giornate, in effetti, dopo la conferenza stampa è tutto un po' in discesa, nel senso Sì, il grosso che il lavoro è già grosso chiuso, è sì. già chiuso, adesso ci sono i vari ospiti che o vengono col cane o vengono senza il cane o Perché c'è hanno. questa. No, beh, perché ci sono Quindi è più una questione di alberghi queste. È oramai, più se ho una capito questione bene. di ospitalità, di. Insomma, abbiamo tanti ospiti quest'anno, veramente tantissimi ospiti. Tantissimi ospiti che vengono anche dall'estero e questo ci fa molto piacere. Tantissimi ospiti italiani che sono quelli che invece più Immaginavo, rognosi. immaginavo. Oh, beh, ma sai, posso dire, gli stranieri sono fantastici perché arrivano, non ti avvisano neanche, si presentano con lo zainetto e dicono sono qua, dove devo andare? Facciamo una cosa, perché qua poi mi cavi la domanda, anche se non avevo nessuna voglia, Sì. senza far nomi, racconta dai tanti ospiti che si sono avvicendati in questi 19 anni. Quello più affabile e quello meno affabile, senza far nomi, così, dando delle Come indicazioni. faccio senza far Magari, nomi? quello più affabile, il nome si può fare, Ma ti devo se dire credi. che non abbiamo, in 19 anni effettivamente non abbiamo avuto, non ho un ricordo di Di una qualcuno persona più. particolarmente sgradevole, devo Ah, dire ok. la verità, proprio non.
Ho tanti aneddoti e tante così, insomma c'è stata un'attrice che ha preteso la macchina per andare dai duchi a Piazza della Borsa perché sotto il sole cocente non attraversa la piazza e perché poi aveva paura e timore insomma degli spazi aperti, per cui insomma quindi abbiamo dovuto fare la macchina, tutto il giro, insomma, per attraversare Piazza Unità, ecco. Insomma, queste sono cose particolarmente... Perché poi si perdonano anche per certi aspetti. Sì, assolutamente sì, insomma, poi un po' dive bisogna... Bisogna anche questo. Vabbè. Allora, come sempre io non riesco mai da nessuno a farmi dire queste cose. Insomma, neanche dei morti delle volte non ti dicono se uno era gradevole o sgradevole. Comunque, vabbè. Posso dire che abbiamo avuto ospiti che hanno fatto disastri spaventosi negli alberghi, per cui ci hanno creato non pochi problemi. Però questo tantissimi anni fa, andavamo ancora a Savoia. Ok, adesso non posso, se vi mandano via. C'è stato un ospite. Ma chi, Haber? Ricordo bene. No, non è stato qualcun altro. Vabbè. Allora, senti, intanto io ho visto aggirarsi per città in questi giorni Francesco Luzziere, mi pare anche abbastanza pallidino. Ah, pensavo Guanciale, Lino Guanciale, sembravi dirlo come... No, ma vedevo appunto Luzziere abbastanza pallido, ma si è rimesso insomma dall'aver visionato. Sì. Poi lui ne ha visionati tanti, 4321, lo ricordiamo, ne ha selezionati 80 da 33 paesi. E poi ha visto però tutti quelli voir anche, e lì io lo prendo sempre in giro perché gli chiedo se ha il sacchetto appresso, perché a me dopo un po'... Ah, quelli con la realtà... Con la realtà virtuale. Quali sono le caratteristiche di quest'anno? Guarda, allora, la grossissima novità di quest'anno è proprio questo, l'aver aperto a una sezione competitiva internazionale di cortometraggi appunto girati in realtà virtuale. E, devo dire che al di là dell'interessamento proprio della partecipazione da parte delle produzioni dei registi, mi ha fatto estremamente piacere essere cercati da, lo posso dire, dai Cinema Channel, sì. Perché ci hanno proprio cercati per proporci un premio speciale. Questa è notizia proprio di questi ultimissimi giorni, perché hanno visto la qualità delle opere, hanno visto insomma la qualità anche del lavoro che facciamo e di come verrà proposto, e quindi loro hanno voluto fortemente insomma questo premio di 3.000 euro tra l'altro, per cui un premio anche particolarmente importante che verrà dato assieme all'altro premio che viene dato invece da Est Energy Eracom al miglior corto voir. È un po' la nuova frontiera, però sarà anche l'occasione per discutere e per confrontarci con registi, produttori e chi invece di questa tecnologia vive, quindi Icon, che è il nostro partner digitale da questo punto di vista, per capire un po' effettivamente se nel cinema può essere una nuova frontiera oppure se è un momento di grande entusiasmo sicuramente, sì, sì. È una cosa molto, è molto avvolgente, molto, no? Sì. Insomma, è un'esperienza particolarmente forte che uno fa. Io ho la mia idea e la esprimerò quella volta, insomma, quando, sì, sul momento. Insomma, sì, ecco, non posso anticiparti, ecco, non credo, ma forse è anche una questione generazionale. Può essere. Può essere, perché al di là del dire che avrei difficoltà a pensare di guardarmi un film, un lungometraggio, allora in... Sì, c'è qualcuno a cui dà fastidio anche il 3D. Cioè, dovendo... Beh, questa è una cosa completamente diversa, perché tu effettivamente hai il visore addosso e sei all'interno cioè al centro della scena, quindi tu puoi decidere addirittura da che parte guardare e che cosa sentire, no? Quindi noi avremo in questo spazio che sarà il nuovo cuore, ed è questa effettivamente la cosa molto innovativa, molto nuova di quest'anno, insomma la grossa novità di Shorts, avremo questo spazio molto grande, saranno 210 metri quadrati in tutto, in Piazza della Borsa, che si chiama Shorts Hub, dove ci saranno queste due zone ben distinte, mm-hmm. Una sarà la Virtual Room, all'interno della quale ci saranno queste postazioni e il pubblico potrà venire tutto il giorno, dalle 10 di mattina fino alle 21.30 la sera, quando chiuderemo per trasferirci in Piazza parte. Verdi, e lì
chiunque può venire e decidere, ci sarà una library per cui uno deciderà voglio vedere questo, questo, quest'altro, a seconda di quelle che sono le sinossi, insomma le cose che... Sì. Ecco, tempo però che sono ha. Esperienze di pochi minuti effettivamente. Ah, in ogni caso. Se ce ne sono alcuni che hanno anche 12-14 minuti, ecco, però ci sono poi quelli che durano 3-4 minuti. Quindi uno può decidere. Sedersi, sì. Provare a vedere se gli piace, se non gli piace. E poi ci saranno diversi momenti di incontro e di confronto anche con altre realtà della nostra Casa del Cinema, quindi sia con il Festival della Fantascienza sia con Trieste Film Festival, perché ognuno di loro ovviamente ha avuto dei momenti di insomma hanno fatto degli workshop, sì, sì. O comunque insomma dei momenti di interesse sul VR, per cui ci sarà questo primo weekend in cui lanceremo la virtual reality proponendo tutta una serie di incontri. Voi date sempre molto spazio al cinema italiano, no? Cinema italiano che tradizionalmente qualcuno dice che Trieste non ama molto il cinema italiano, eccetera, non so se vale ancora come assunto, eccetera, però è anche vero che dando una scorsa anche molto rapida al programma, libricino. Al libricino, si vede che per esempio vengono anche presentati dei film o che sono passati nei cinema molto rapidamente, sì. Oppure che per esempio a Trieste non sono mai passati. Non so per esempio se si sia visto questo Riccardo III con Massimo Ranieri di Roberta Torri. Anch'io penso di no, essere sincero. Ed è un gran peccato, quello sarà il film di chiusura, tra l'altro accompagnato da Sonia Bergamasco. Ah, okay. Perché Roberta è di nuovo sotto pressione con il nuovo film, con la sceneggiatura, per cui probabilmente non riuscirà a essere con noi, però insomma ci sarà Sonia Bergamasco a presentare il film in sala. È un musical, è un film molto sì. particolare. Io ho visto delle immagini con un Ranieri che fa anche abbastanza impressione, per sì, dire la a verità. Parte non sembra manco non lui, sembra... no? Per cui devo dire che quest'anno c'è tantissima Napoli. Ah beh, bello. Perché che rende molto vitale per certi aspetti il programma, soprattutto appunto italiano, perché sia per quel che riguarda Gatta Cenerentola, una delle nuove impronte in concorso, Veleno di Diego Olivares, poi per arrivare ai due titoli dei Manetti, Song e Napoli, Amore e Malavita, e poi la prospettiva che facciamo quest'anno su Sharon Carroccia, che è la protagonista del Cratere. Ah, okay. Altro film che è stato sicuramente, a Trieste non è assolutamente neanche uscito, si è visto al Trieste Film Festival. Noi lo proponiamo proprio perché ci sembrava che Sharon fosse assolutamente la persona sulla quale puntare quest'anno. Noi ogni anno facciamo sì, infatti avete anche delle volte delle cioè puntate anche bene, per dire la verità. Beh, insomma, dico sempre effettivamente rischio di diventare monotona, ma che o ci vediamo bene effettivamente, portiamo fortuna forse, perché se penso che la primissima prospettiva è stata nel 2009, credo, quando nessuno la conosceva ancora, Alba Rohrwacher. Ecco, sì. Che non è proprio una delle mie favorite. Lo so che non ti piace tanto. Però devo dire la verità, mi sono ricreduto su Lazzaro Felice. Devo dire la verità, ho visto il film, è un film che ha dei difetti, però devo dire la verità, è un film che va visto. Ed è uno dei pochi film, secondo me, dove ad un certo punto c'è uno scatto, di solito, adesso diciamo la verità, di solito i film tendono con delle partenze bellissime, poi un po' si siedono, questo devo dire la verità, a un certo punto c'è e corrisponde, guarda caso, all'entrata in scena di Alba Rohrwacher. Guarda, non avrei mai pensato di dire una cosa del genere. Vedi. Insomma, poi succede, è anche bello ricredersi sugli attori, certo. E sui film. Beh, per esempio, che c'era Riondino, anche se non mi sbaglio, ed è diventato quello Luca che è diventato. Argentero, Luca Marinelli. Ah. E anche Richelmi, no? Richelmi anche, certo. Che poi ha avuto anche una carriera, certo. Anche internazionale. Andrea Bosca, insomma, devo dire che
che sicuramente, insomma, diciamo che portiamo fortuna. Dai, e poi c'è anche questo sguardo sul pubblico più giovane, con il pubblico più giovane per certi aspetti. Sì, beh, poi insomma, quest'anno, a parte il fatto che questo chiaramente dipende anche dal tipo di film che sono, generalmente, cosa che non è successa né quest'anno né l'altro anno, però la prospettiva in un qualche modo fa parte di nuove impronte, o invece quest'anno no, perché il cratere in concorso non aveva significato, sì, non aveva senso, visto che poi era stato anche in concorso, però Sharon è fantastica. Poi non so se tu l'hai vista, prova a vedere su YouTube, sì. Perché poi lei è passata, è una ragazzina di 16 anni, per cui beata ed lei. È passata dal fare un film molto impegnato e impegnativo come Il cratere, a Sanremo Young, perché lei canta benissimo, e quindi è stata protagonista di Sanremo Young, ed è di una vitalità. Andrò a vederla. Fammela vedere, perché insomma, poi sei riuscissimo a farla cantare sul palco. io mi riferivo anche a quella sezione che è dedicata ai più piccoli. Shorter kids and teens quest'anno. Ma noi cambiamo, prendete questi nomi, sì, che io non riesco a dire, per ragioni di odontotecnici. Insomma, vabbè, quest'anno la sezione è stata sdoppiata, quindi facciamo un pomeriggio dedicato interamente ai bambini dai 6 ai 10 anni e un pomeriggio invece dedicato agli 11-15, quindi avremo due giurie ben distinte, non un'unica giuria come lo scorso anno, dove raggruppavamo appunto tutte le età. È stato un percorso bellissimo, perché quest'anno tra l'altro Shorter Kids and Teens arriva al termine di un percorso che abbiamo fatto all'interno delle scuole in collaborazione con la Mediateca, e anzi ci tengo a ringraziare Raffaella e Manuela che sono state al mio fianco in questo percorso. Il progetto si chiama Cinema in Corsivo, l'energia delle immagini, l'abbiamo potuto realizzare anche grazie al supporto di Este Energia ed Eracom. E abbiamo fatto questo percorso proprio per insegnare ai bambini e ai ragazzini a essere consapevoli di quella che poi è una loro scelta di giurato, insomma. Per cui abbiamo dato tutti gli elementi, insomma, per quel che si può dare, ovviamente facendo 4 lezioni nelle scuole, però abbiamo avuto una risposta e soprattutto un entusiasmo e una partecipazione quasi, insomma, comunque emozionante, molto energizzante. Senti, non abbiamo detto che le proiezioni si svolgono in Piazza Verdi, no? Forse magari sì, però giova ricordarlo. C'è poi questo spazio appunto in Piazza della Borsa, sono anche altri luoghi? Beh, c'è il Cinema Aristo, okay, dove si tengono gli eventi speciali e le proiezioni di nuove impronte e Shorter Teens, Kids and Teens. E poi c'è, lo ricordo sempre, il Teatro Miela, che è il nostro cover set in caso di maltempo per quel che riguarda le proiezioni di Piazza Verdi. Ah, ecco, questo... Se c'è brutto tempo, la sera ci si trasferisce in... Avete già guardato un po' il meteo? No, meglio per scaramanzia, meglio non... I primi 3 giorni sono belli, dopo mio marito, che è uomo di mare, dice sempre che non ha senso guardare a più di 3 giorni di distanza. Questo anche bene. Speriamo bene. C'è una cosa sulla quale volevo ragionare giusto un attimo con te, poi dopo in chiusura ripetiamo un po' le date, eccetera. La rete, diciamo così, tutte queste piattaforme, no? Netflix piuttosto che... Poi ogni tanto ne scopro delle nuove, eccetera. Quindi la possibilità di vedere cinema, perché poi insomma in fin dei conti una fiction, se ben fatta, è cinema, un corto è cinema, insomma ci sono anche dei documentari che insomma sfiorano anche il concetto di cinema, eccetera, no? Questa possibilità appunto di portarsi il cinema presso anche in vacanza, di vedere cinema magari se uno ha voglia anche sul treno, eccetera, io non sto capendo se è una cosa positiva o negativa. Devo essere sincera, devo dire,
Vabbè, io farò anche questo un fatto di età. A me piace il cinema in sala, per cui ho forse è legato al fatto che se guardo film, come spesso mi accade nei miei trasferimenti in treno, che amo tantissimo perché mi dà, o forse mi dà proprio l'occasione per fare determinate cose, non mi sento in colpa se faccio è sempre legato un po' al lavoro che facciamo, per cui il fatto di ecco, non mi verrebbe mai in mente a me personalmente di mettermi sul divano con il computer a guardare un film, perché per me il guardare un film sul computer significa guardarlo perché lo devo vedere per lavoro o per altro. Quindi francamente, e poi insomma ogni tanto se anche vado in vacanza e non mi guardo un film, sinceramente sto appena bene, insomma. Sì, non è poi... Dopodiché è anche vero che invece mia figlia, che ha 23 anni... E quella avrà tutto, queste diavolerie... Solo, lei scarica, chiaramente legalmente... Film o serie? Serie. Questo serie, è il grosso... Serie. Questo è un grosso problema. Ci sono delle serie che sembrano dei film. Ma ci sono attori, ci sono registi, forse... ormai anche qua da noi in Italia. Ormai si incomincia anche da noi, effettivamente. Tu vedi La Casa di Carta? No. Io ho una diatriba con un amico mio, perché a me piace La Casa di Carta, a lui no. E allora ci sfidiamo su... Finito il festival andrò a vedere, va bene. Io sono 23 episodi. Allora... Ma esiste ancora Beautiful, scusa, che poi è stato uno dei primi... Esiste sempre. Quello? No, per l'amor di Dio. Io guardavo Capitol. Che era roba della nostra anche generazione. Anche i ricchi piangono? No, solo roba americana. Io ancora, figurati che io sfido un mio compagno di classe delle superiori che adesso vive a Roma, ogni tanto gli mando delle mail, come si chiama questa roba, Messenger e queste cose qua, con dei nomi dei protagonisti di Capitol. Ti ricordi Danny Donato, ti ricordi? Si ricorda sempre, perché era generazionale. Vabbè, dobbiamo chiudere, non farmi perdere tempo. No. Allora, dal 29 giugno al 7 luglio, Shorts International Film Festival, giunto alla 19esima edizione, Piazza Verdi, luogo principale, Piazza della Borsa per... Luogo anche principale, tra l'altro ci saranno degli incontri letterari molto, molto importanti, perché faremo tre presentazioni di libri, uno di Maria Antonia Avati, uno di Fulvio Erbas e uno di Francesco Carofiglio. Quindi prendetevi... In collaborazione con Trieste. Sappiate che c'è questo appuntamento che cresce di anno in anno. Salutiamo la bella signora accanto a me, Chiara Romero, buon lavoro. Grazie. Poi dopo ogni tanto ti noi aspettiamo. Ci vediamo. Grazie a tutti. Dopo la pubblicità c'è l'appuntamento con Studio Tele 4.